Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono Simo di startborsa.com. In questo video parleremo dell'importanza della gestione del rischio su MetaTrader 4, come proteggere il tuo capitale. Diciamo che in parte ne ho parlato anche negli altri video, ma ho preparato degli esempi e vi ho anche preparato, diciamo, la possibilità di installare un lot size calculator. Quindi uno strumento, un indicatore gratuito per poter calcolare la size delle posizioni. Questo è molto importante e in breve vi mostrerò il perché. Prima di continuare, vi chiedo come sempre, prendetevi 5 secondi e leggetevi il disclaimer. Mettete in pausa, ma leggetevi il disclaimer. A questo punto suppongo che avrete letto il disclaimer e come sempre vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete dei link per poter aprire un conto con dei broker compatibili con la MetaTrader 4. La maggior parte dei broker hanno la loro piattaforma, ma sono sempre di più i broker che si adattano e utilizzano anche la MetaTrader 4. Ora cercherò di mostrarvi con un esempio molto semplice l'importanza della gestione del rischio per ogni operazione. Quindi quando scegliamo di rischiare l'1% del capitale o il 2% del capitale, oppure una quantità fissa, e anche se sinceramente preferisco rischiare l'1% del capitale. Ho preparato questa piccola tabella, che ovviamente poteva essere anche più lunga, ma è sufficiente per farvi capire l'importanza di avere un rischio, diciamo, fisso a livello di percentuale o a livello economico. Sulla sinistra abbiamo stop e target. Quindi questi potrebbero essere meno 50 pip più 100 pip o anche in termini economici meno 50 euro più 100 euro. Come vedete l'ho lasciato in verde, vuol dire che la prima operazione è andata in profit e abbiamo intascato 100 euro. Poi, se ovviamente senza utilizzare la gestione del rischio, apriamo un'operazione dove rischiamo 80 euro per poterne guadagnare 80. In questo caso chiude in stop loss, quindi siamo a meno 80. Poi abbiamo un trade dove abbiamo uno stop di 150, supponiamo euro, e un target di 100 euro, e supponiamo che vada in stop loss, meno 150. Continuiamo, qui siamo sui trade che hanno chiuso in positivo, rischiavamo 10 euro per guadagnarne 20 e abbiamo chiuso in profit. Qui meno 20 più 40. Abbiamo chiuso in profit più 40. Ora qui in mezzo ho messo il rapporto beneficio-rischio, semplicemente facendo il target diviso lo stop. In questo caso possiamo vedere che abbiamo beneficio-rischio di 2 a 1, perché il target è due volte lo stop, il rischio. In questo caso abbiamo beneficio-rischio di 1 a 1 perché è 80 il target e lo stop meno 80. In questo caso il beneficio rischio è più basso perché? Perché abbiamo uno stop maggiore al target. E poi questi ultimi due trade che sono andati in profit, anche questi avevano un beneficio rischio di 2 a 1. Allora vuol dire che se rischio 1, cerco 2, rischio 10, cerco 20. Ma vediamo che il totale di queste operazioni chiude in negativo. Abbiamo 100 meno 80, 20, meno 150 sono meno 130, più 20 meno 110, meno 40 sono meno 70 euro. Quindi abbiamo anche più vincite che perdite, un win ratio maggiore alle perdite, ma abbiamo chiuso in negativo. Se ora applichiamo la gestione del rischio per operazione, supponiamo di rischiare una quantità fissa di 50 euro per trade, ovviamente potrebbe essere anche di meno o di più, questo è un esempio. Vedete che ho mantenuto lo stesso beneficio rischio, quindi 50, 100, meno 50 più 50, rischio beneficio 1, meno 50, scusate, questo era a, eccolo qui, c'era un piccolo errore, infatti il beneficio rischio qui è minore di 1. Quindi le perdite superano i benefici. Ora perché mi viene meno 33? Ah, certo, è un valore. Va bene, qui rischiamo 50 con beneficio rischio di 2 a 1, quindi cercheremo 100
e di nuovo 50 cercando 100. Tenete presente che i livelli di stop loss sono gli stessi, ma anche il livello del target ovviamente, ma cambia la quantità economica. Qui rischiamo sempre 50, mantenendo poi, cercando un beneficio di quel beneficio rischio di 2 a 1, di 1 a 1, qua addirittura sotto 1, 0,66, quindi di nuovo 2 a 1 e 2 a 1. In questo caso il totale, va bene, sono 100, il primo target, e poi abbiamo due perdite da 50, quindi ci ritroviamo a 0, più 100 e più 100 siamo a più 200. Ecco, vedete l'importanza e come cambia. Gli stessi trade, la stessa tecnica, applicando la gestione del rischio, ci fa chiudere il portafoglio in positivo. Per questo non è bene, anche quando si hanno magari dei conti piccoli, perché sono i primi conti reali che apriamo, con poche centinaia d'euro, a volte è anche difficile calcolare lo stop loss. Magari un 5 euro di stop o 10 euro di stop, come tanto. Parlo dei micro conti. Ovviamente poi più aumenta il capitale, è anche più facile trovare la size per mantenere una gestione del rischio corretta. Torniamo sulla MetaTrader. A questo punto, certo, uno si potrebbe calcolare o su un foglio Excel, per esempio qui ne ho uno, ve lo mostro. Questo foglio Excel serve per calcolare il position sizing, quindi metto le coppie principali con l'euro ed il cambio, e lo attualizzo praticamente ogni settimana, a meno che ci siano dei grandi cambi a livello di centinaia o 200 pips che cambiano. Poi, compilato questo, posso andare su Size Manager, quindi inserisco il mio capitale, inserisco la quantità che voglio rischiare, 2%, quindi ovviamente sono 100 euro. Questo è per i cross con euro, quindi euro US dollar, euro sterlina, euro lo yen no, perché è uno strumento un po' particolare. Comunque diamo l'entrata, scriviamo lo stop, mi dice i pip e mi calcola la size. Quindi diamo un'occhiata al calcolo della size, ovviamente il capitale moltiplicato 2%, quindi sono i 100 euro, diviso i 25,5 pip moltiplicato per 10. Qui se abbiamo altri tipi di cross, scriviamo la valuta e come potete vedere ci dà il cambio 1,0959. Se vado su backup, 1,0959 corrisponde al cambio euro US dollar della valuta US dollar. Quindi potrei mettere franco svizzero, per esempio, vediamo. Automaticamente trova il cambio dell'euro franco svizzero, 0,9750 approssimativamente, e mi calcola la size. In questo caso fa sempre i 5.000 per il 2%, che fa 100, moltiplicato il cambio, diviso la quantità di pip moltiplicato 10. E abbiamo detto, visto con lo yen, che è uno strumento un po' diverso, anche per la quantità di sono centinaia, virgola due decimali, mentre quasi tutti gli altri cambi sono una unità virgola quattro decimali o 5. In questo caso abbiamo un centinaio di unità con due o tre decimali, quindi qui stessa cosa, e poi ci fa il calcolo. In questo caso ho messo l'1%, sono 50 euro, diviso i 102,5 pip moltiplicato, in questo caso 1000. Perché? Perché stiamo parlando di yen. Dunque, se sono riuscito con l'esempio precedente a farvi capire l'importanza della gestione del rischio e quindi utilizzare un metodo per poter calcolare la size, sia un foglio Excel o un indicatore personalizzato, in questo caso vi faccio vedere come installare un position size calculator direttamente dalla MetaTrader. Ovviamente dovete essere registrati sul MQL5, andiamo sul mercato e scriviamo Position Size Calculator. Io questo ovviamente l'ho già fatto, anche per vedere come veniva fuori, perché questo indicatore ce l'ho, ma non preso dal mercato di MetaQuotes, quindi non sapevo se potevo condividerlo con voi.
Quindi selezioniamo il Position Size Calculator, ecco, vediamo, ci dice dobbiamo introdurre il livello d'entrata, il livello di stop loss, il rischio in percentuale oppure in quantità economica fissa. Poi domanda se usare i soldi invece che la percentuale, soldi in termini economici, o se usare la equity invece che il balance. Il balance sono i soldi che abbiamo con le operazioni chiuse. E l'equity sono i soldi che abbiamo con le posizioni aperte. Io qui ho delle posizioni aperte. Vedete, questo è il balance, il saldo, e questo è la equity. Torniamo sul mercato, quindi a questo punto vi dico download. Se non siete ancora registrati sulla MetaQuotes 5, vi domanderà di registrare. Fatelo, in 5 minuti sono sicuro che riuscirete a farlo e ne vale la pena. Ok, me l'ha scaricato e vedete che qui su Market ho questo Position Size Calculator. Oltretutto gratuito, ce n'erano altri anche a pagamento. Dunque, andiamo a vedere come funziona questo Lot Size Calculator. Posso fare un doppio clic o trascinarlo sul grafico. Ora permette importazione esperti esterni. Provo a toglierlo perché non credo che comunque questo programma abbia bisogno di importare degli esperti. Esterni, abbiamo il valore di entrata, quindi in questo caso possiamo iniziare a scrivere. Rischiamo per esempio l'1% e questo cancella le linee una volta chiuso. Ok, colore linea entrata lo mettiamo in acqua e questo lo mettiamo in rosso. Perfetto, generalmente lo mette tra il massimo e il minimo della candela attuale. Quindi mi dice che, scusate, togliamo il play. Ok. Avendo l'entrata a 0,6592, siamo su Australian Dollar US Dollar. Lo stop loss a 0,64966, rischio l'1% del capitale, che sono 4.961, qui il saldo. Se voglio usare l'equity, glielo dico, glielo posso dire, guarda, usa l'equity. Risk money, il rischio in quantità economica saranno 49,62 euro approssimativamente, quindi dovrò usare una size di 0,06. Quando fissiamo un rischio all'1%, è bene mantenere sempre questo rischio all'1%, perché se iniziamo a cambiare e fare 1% per un'operazione, poi cambiamo, pensiamo che vada meglio e lo spostiamo al 2%. Torniamo su quella tabella che vi ho fatto vedere nel foglio Excel. Quindi delle perdite alternate e di valori diversi, valori economici diversi. E non ci porta da nessuna parte. Ora, per curiosità, proviamo a stabilire un ordine compravendita, buy stop con 6 microlotti. Abbiamo detto al prezzo di livello di entrata 0,65927 e stop loss su 0,64966. Scrivo prova. Nel caso in cui volete aprire due operazioni, perché magari la prima avete un primo target e per la seconda avete un secondo target e magari la mettete a break even quando la prima raggiunge il target, basta mettere 3 microlotti, aprire la posizione, poi aprire un'altra con 3 microlotti. Posizione. Ok, ora andiamo a vedere se ci siamo o no con la perdita economica. In questo caso sono 52,57 euro. Comunque ci avviciniamo molto, perché ovviamente se passiamo da 0,06 a 0,05 diminuirà drasticamente, e se mettiamo un 007 aumenta la perdita. Comunque cerchiamo, vediamo che 52 euro possiamo dire che va bene. Quindi avete visto come installare questo indicatore. Se avete delle domande, ovviamente fatele, lasciate tra i commenti. Ed ora parliamo dell'importanza del rapporto beneficio-rischi. Il più delle volte i benefici, come abbiamo sempre detto, devono superare le perdite, perché non avrebbe senso scommettere una quantità, supponiamo scommetto 50 euro per guadagnarne 10. Ovviamente non ha senso. Se scommetto, tra virgolette, se scommetto
50 euro è perché voglio guadagnarne di più. Quindi il più delle volte il rapporto beneficio-rischio è di 2 a 1 o 3 a 1. Quindi come potrei fare ora se volessi stabilire da questa operazione, che praticamente è un buy stop? Ecco, posso prendere il FIVO tra 0 e 100 e prendere il 300%. Quindi vado sull'ordine impostato, fisso il target a 0,67638. Perfetto. Ora voglio dare un'occhiata se ho applico un attimo un indicatore personalizzato. AUD US dollar 006. Ok, lasciamo stare questo indicatore ora. Ora passiamo di nuovo su un foglio Excel che avevo preparato tempo fa e su un video l'avevo mostrato un attimino. Eccolo qui. Quindi questo grafico ci rappresenta sull'asse delle ascisse il rapporto beneficio-rischio e sull'asse delle ordinate il win ratio. Quindi cosa vuol dire? Con un win ratio basso, ossia un numero di vincite rispetto alle perdite basso, dobbiamo cercare un buon beneficio rischio, quindi magari 1 a 3 o anche 1 a 4. Se invece il win ratio è elevato, supponiamo che abbiamo un 80% di vincite, possiamo ridurre il beneficio rischio. In questo caso siamo circa a 1,5. Ora ve lo riscrivo. Dunque, qui abbiamo il tasso di vincita minimo, deve essere uguale a 1 diviso 1 più il rapporto profitto rischio, quindi 1 diviso 1 più questo qua è il rapporto rischio 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Invece questa è la relazione beneficio rischio richiesta, 1 diviso il tasso di vincita, quindi il win ratio meno 1, ed eccolo qua, questo è il win ratio, scusate, quindi 1 diviso tasso di vincita, questo win ratio 0,10, meno 1 da 9, e così successivamente. Quindi ripeto, più è elevato il win ratio, cioè il numero di vincite, possiamo ridurre il rapporto beneficio-rischio, mentre se abbiamo per esempio un 30% di win ratio, non vuol dire che il sistema non sia profittevole, semplicemente bisognerà cercare un rapporto beneficio-rischio per fare in modo che il sistema sia profittevole. Un altro argomento molto importante, dopo aver capito come funziona il position size calculator, ossia come calcolare le giuste posizioni per avere sempre la perdita dell'1% o del 2%, per esempio, è importante capire quanto ci stiamo esponendo al mercato. A volte si confonde col margine richiesto, ma realmente sono cose diverse. Quindi supponiamo che io qui abbia 5.000 euro. Se vado su euro-dollaro, ora metterò una posizione pending, quindi per esempio un buy stop da 0,10, ed ora non metto lo stop loss, ma avrete capito che lo stop loss è molto molto importante. Cosa succede? Che qui ho in attesa un ordine che apre 10.000 euro, quindi la leva finanziaria che utilizzo con 0,10 microlotti sarà di due volte, perché 10.000 diviso 5.000 fa 2, quindi potrei segnarlo come un X2, e poi ovviamente lo stesso lavoro andrebbe fatto con tutti gli altri ordini. Quindi sapere il controvalore economico della posizione, sommare i controvalori economici delle posizioni. Vi ricordo che quando parliamo di lotti o microlotti ci si riferisce sempre alla divisa di base, non quella quotata. Per esempio, qua ci sono 4 microlotti in vendita su euro sterlina, quindi sto vendendo 4.000 euro. In questo caso invece sono 7.000 New Zealand dollar.
dollari neozelandesi. A questo punto, per quanto riguarda il New Zealand, dovrei riconvertirlo in euro. Ma anche qui vi ho preparato una dimostrazione, il controvalore economico. Abbiamo detto un microlotto sono 1000 unità della divisa base, quindi 0,01 euro US dollar sono 1000 euro. Ovviamente sul conto in euro, altrimenti bisognerebbe fare la conversione poi da euro a American dollar, US dollar. Stesso discorso, qui faccio un esempio. Se ho un microlotto sterlina inglese versus American dollar, vuol dire che sono 1000 sterline di controvalore economico o di esposizione al mercato. Quindi in questo caso diviso 0,86, che è circa il cambio attuale, andiamo a vedere euro sterlina 86,20, non c'è problema, mi dà 1162 euro. Quindi se apro una posizione di un microlotto sterlina dollaro avrò un'esposizione di 1162 euro. I professionisti del settore dicono di non superare 10 volte la leva finanziaria. Quindi se ho 5.000 euro non devo superare un controvalore a mercato, un'esposizione economica di 50.000 euro. Questo è molto importante. Ora, per agevolare il conto del controvalore, mi sono preparato un indicatore personalizzato che è ancora in fase di sviluppo, quindi per il momento non la sto a condividere. Però andiamo a vedere. Abbiamo queste due operazioni aperte, quindi qui mi appare il balance. La somma dei lotti sono 7 microlotti sul New Zealand, 4 microlotti sull'euro, per un controvalore di 7.864. Andiamo a vedere se corrisponde. Abbiamo detto che 4 microlotti con un conto in euro sono 4.000 euro. A questo punto andiamo a vedere i 7.000 New Zealand dollar e diviso il cambio euro New Zealand 1,81. Facciamo 11 approssimato, dovrebbero essere 3.865 circa euro, ai quali sommo i 4.000 dell'operazione euro sterlina, sono a 7.865. 7.864, vabbè, più o meno vedete che ci siamo. E poi mi dà il leverage, ossia la leva finanziaria, dice che è di 1,58. Quindi facciamo la prova. Abbiamo detto che per calcolare la leva finanziaria o l'esposizione a mercato, devo fare la somma dei controvalori, quindi 7.864,16, diviso il capitale di 4.961, è di 1,5849 e qui mette 1,59. Quindi direi che ci siamo. Qui già ho una leva finanziaria di 3,46, quindi ho un totale, perché anche gli ordini pending va bene, potrei non calcolarli finché non vengono attivati. Però supponiamo che si attivano, io qui mi sono fatto il totale, sono a 5x, va bene perché non ho superato i 10. Parliamo adesso della diversificazione degli asset. O degli strumenti, soprattutto nel Forex, bisogna stare attenti a non aprire troppe operazioni sulla stessa divisa base. In che senso? Supponiamo che apro un'operazione long su euro, US dollar, poi apro un'operazione long su euro yen. Quindi sto già aumentando il controvalore economico, l'esposizione a mercato con l'euro. Quando mi ritrovo con due posizioni nella stessa direzione, supponiamo long per farla più semplice, sull'euro, sarebbe bene trovare possibilmente un'operazione in cui l'euro non sia long ma sia short. Così diminuiamo praticamente l'esposizione economica a mercato. Perché supponiamo che le due posizioni long vadano male, dove ho la vendita sull'euro, molto probabilmente invece mi va bene. E quindi in parte proteggo il capitale. Vedete, qui ho un buy stop sull'euro US dollar, qui ho un altro buy stop su euro US dollar, e siamo a 10 e 3 su 13.000 euro, quindi 13.000 su 100
facciamo 13.000 sul capitale, 4.961 a 67. In questo caso ho un'esposizione, una leva finanziaria, un'esposizione economica di 2,62x. Va bene, non è troppo. Quindi quando operiamo cerchiamo di non esporci troppo sulla stessa divisa, meglio magari ridurre il rischio. Supponiamo che rischiamo il 2%, mettiamolo qua, un 2%, utilizziamo sempre il 2. Cosa si può fare? Quando inizio ad avere molte posizioni sulla stessa divisa, in questo caso se sono in vendita New Zealand e US dollar, vuol dire che sto comprando dollari e vendendo New Zealand. In questo caso sto vendendo euro, comprando sterline. Quando abbiamo più posizioni aperte, bisogna, al massimo si potrebbe ridurre il rischio. Invece di andare vendita euro sterlina, vendita euro yen, magari alla terza posizione di vendita euro riduco il rischio, così intanto riduco anche il rischio nel portafoglio. Un breve accenno sulla gestione emotiva. Diciamo che una volta stabilita l'entrata, perché comunque stiamo seguendo una regola per entrare a mercato, altrimenti meglio non entrare, abbiamo fissato il nostro stop loss e il nostro target, è meglio non toccare più le operazioni. Come ridurre lo stress? Beh, per esempio, se operiamo su un time frame di 4 ore e giornaliero, eventualmente anche settimanale, non ci sarà la necessità di passare ore e ore davanti allo schermo a riguardare le operazioni. Bisogna, diciamo, pensare un po' sul lungo termine. Ora, sul grafico a 4 ore ovviamente dipende anche dove si trova il target, lo stop, stessa cosa sul giornaliero. Ora, capire esattamente i giorni ovviamente direi che è quasi impossibile, però se volete lavorare senza stress io vi consiglio vivamente di lavorare su un time frame giornaliero 4 ore settimanale. Se poi passate a lavorare su un grafico di un'ora, 30 minuti, 15 o 5 minuti, qui sì che dovrete stare dietro le operazioni, controllare più volte le operazioni durante il giorno. Per questo motivo molta gente passa il giorno intero davanti alla piattaforma MetaTrader. Anche per questo motivo, se vi ricordate, avevo parlato di mettere uno sfondo scuro, soprattutto quando si passano tante ore davanti allo schermo, perché se ora vi metto il fondo chiaro capirete che i nostri occhi saranno abbagliati di continuo da una luce e questo non fa assolutamente bene. Per fare delle analisi potrebbe essere utile lo sfondo bianco e le candele nere e bianche, per esempio, però ripeto, se volete proteggere i vostri occhi è meglio uno sfondo scuro, non per forza il nero. Comunque, insomma, questo è giusto un esempio così. In chiusura, e voglio sottolineare l'importanza della gestione del rischio come fondamento del nostro percorso di trading. Proteggere il nostro capitale è essenziale per perseguire successo nel lungo termine. Ricordate che non esiste una formula magica per evitare tutte le perdite, ma possiamo adottare strategie intelligenti che ci aiutino a gestire il rischio in modo responsabile. Spero che questo video vi aiuti a sviluppare una comprensione più approfondita della gestione del rischio su MetaTrader 4. E ricordate sempre di praticare la prudenza, fare ricerche e continuare a imparare. Grazie per essere stati qui con me oggi, mi raccomando, pollice in su, sottoscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Non mi resta che salutarvi ed augurarvi un buon trading. Ciao e alla prossima!